Su una delle piazze più importanti del centro storico di Perugia, a pochi passi dalla Fontana Maggiore, si affacciano il Duomo e, nel chiostro adiacente, il Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo. Distribuita in 25 sale, l'esposizione del museo si apre con la raccolta del tesoro della cattedrale, composto da pregevoli argenterie liturgiche e suppellettili di uso ecclesiastico, accanto a un'importante serie di codici manoscritti e miniati databili tra il XIV e il XVI secolo. Scendendo al piano inferiore, nell'affascinante percorso archeologico sotterraneo, è evidente come l'insieme degli edifici sacri e civili attuali si sovrappone alla città etrusca e romana, mantenendone la struttura e la topografia. Tra le opere del lapidarium spicca l'altare della Pietà di Agostino di Duccio, realizzato nel 1473 e composto da tre lastre di marmo. Ecco poi un altro marmo del XIII secolo che raffigura la testa di un diacono, opera dell'artista Arnolfo Di Cambio. Proseguendo l'itinerario di visita, si accede alla Pinacoteca, dove vengono conservate numerose pale d'altare e dipinti che tracciano la storia artistica della città dal Medioevo al XVIII secolo. Tra le più importanti, senza dubbio, la pala di Sant'Onofrio, dipinta per il Duomo di Perugia da Luca Signorelli, pittore cortonese attivo nel centro Italia, conosciuto in Umbria anche per aver affrescato il Duomo di Orvieto. La pala del 1484, ricca di particolari, sembra risentire dell'influenza del minuzioso stile fiammingo, che si unisce all'inconfondibile tratto del Signorelli.